Ehi Google, attiva allarme. Attenzione, sistema di sicurezza attivato. Come vedete, è arrivata la notifica del messaggio. Ehi Google, disattiva allarme. Bentornati a casa, l'allarme ora è disattivato. Bentrovati a tutti a questo nuovo video. È tempo di vacanze, quindi è tempo di lasciare le nostre case incustodite o quasi, perché vi lascio un po' di link qua sopra sugli antifurti che ho già provato e che consiglio. Sono tre, se non ricordo male, il triangolo della sicurezza, che anche quello è molto importante, ma oltre all'allarme, ovviamente a distanza dobbiamo avere anche degli occhi. Niente c'è di meglio che delle piccole telecamere di sicurezza. Il modello di cui vi parlo oggi è la C6TC della Edsviz, marca che mi aveva entusiasmato all'inizio, poi c'era stato un qualche problema con l'applicazione e le notifiche, quindi non arrivavano le notifiche in caso di allarme e non era fantastico. Ora hanno sistemato l'applicazione, funziona alla grande e, come avrete già visto nella intro, la cosa più spettacolare forse è che può interagire sia con Amazon che con Alexa e con un piccolo stratagemma EIFTTT si riesce a impostare i comandi come se fosse veramente un sistema intelligente. Ovviamente vi spiegherò come fare, il mio segreto, solo se raggiungeremo una certa quantità di like e una certa quantità di visualizzazioni. Non mi resta che aprire. Ah, altra cosa che ho scelto questa telecamera perché si trovano molte offerte su Amazon e spesso quasi tutte le telecamere, quindi magari non comprate a prezzo pieno, aspettate qualche offerta. Rapporto qualità prezzo come al solito molto buono. Come vedete, questa telecamera rispetto alla prima che avevo, che era molto semplice, molto piccola, molto easy, ma funziona bene lo stesso, si può muovere, quindi in una stanza abbastanza grossa. Ovviamente io sconsiglio sempre, per motivi di privacy, non si sa mai, non dovrebbero controllare la vostra vita, però non sa mai, zone sensibili come le camere o i bagni, un salotto, una cucina, senza nessun problema, tanto i ladri, se devono entrare, entrano anche in quelle stanze lì, quindi un occhio basta e avanza. Bando alle ciance, vediamo un po' di specifiche. 1080p, il movimento 360 su e giù, privacy mode che si può chiudere, il motion tracking, visione notturna, ovviamente il motion detect, queste qua sono le due cose più importanti, soprattutto se non siete in casa. Wi-Fi, mi raccomando, 2,4 GHz only. A me non ha mai dato problemi anche col 5G, e di solito sono parecchie le cose che mi danno problemi col 5G, però se non vi funziona, avete un modem di quelli solo 5G, impostatelo sul 2.4. Si può parlare ovviamente, e la micro SD si può mettere fino a 128 giga. Anche qua 128 giga mi sembrano eccessivi. Di solito io la imposto con la registrazione solo col movimento, e soprattutto non serve assolutamente così tanto. Quindi anche 30, 32, 64 vanno benissimo. Ok, non ci resta che aprirlo. L'ho comprato anche un po' per la forma particolare che ha, un po' diversa dal solito. Poi secondo me è messa anche come arredamento, non ci sta male. Ok, la prima cosa che notiamo è questa bellissima palla. Sembra una palla di cannone. Tutta in cellofanata. Ecco, vediamo le plastichine. Come vedete è molto elegante.
Fatta bene, qui c'è la lucina di notifica, poi abbiamo l'input, l'SD e anche il collegamento via cavo al modem. Non è molto utile, ma è una cosa in più. Poi all'interno abbiamo il manuale di istruzioni, tante lingue, molto chiaro, molto semplice da installare. Vi farò vedere anche come si installano per farvi capire la facilità e friendly di questa telecamera. Andiamo ai nostri accessori. Allora, qui abbiamo la placchetta che si può attaccare a un muro o a una parete qualsiasi per rendere la vostra telecamera, cioè per poter installare in qualsiasi zona della vostra casa e in qualsiasi modalità. Si possono mettere anche al contrario, poi c'è la funzioncina per girare l'inquadratura. Trasformatore USB, che anche questo è un punto a favore perché molti tendono a non metterlo per risparmiare. Qui vabbè, c'è un attacco proprio. Questa qua è una cosa molto carina, è la sagoma da muro per dirti dove fare i buchi per il supportino, e ci dà anche le viti. Non lo so, secondo me dal peso potrebbe bastare anche un biadesivo, però secondo me anche così su qualche tavolino sta male. Mi piace come è fatto, l'ho comprato anche per questo, nero, poi molto elegante. Ok, bando alle ciance, adesso io direi che passiamo all'installazione. Ok, abbiamo inserito la nostra presa. Come vedete inizia a fare un check, un bel giro. Molto lentamente. Arriva dove deve arrivare. Intanto qualche scattino lo dà. Ok, voilà. Perfetto. È anche intelligente, ci dice "Uecciccio, apri l'applicazione che configuriamo". Adesso l'applicazione l'ho installata sul tablet per farla vedere a voi, ma anche per farvi capire i vari passaggi e le varie richieste. Perché? Vabbè, noi adesso apriamo l'applicazione. Il problema maggiore delle nuove applicazioni è che Android chiede un sacco di autorizzazioni, consumo della batteria limitato e tutto il resto. Quindi mi raccomando, anche lì, se non vi dovessero funzionare le applicazioni, cercate di andare nelle vostre impostazioni, andare a vedere le app, quante autorizzazioni e quanta libertà hanno. 90 su 100 il problema è lì. Altra cosa che mi era successo a me, ho tolto, disinstallato e reinstallato l'applicazione, miracolosamente è ripartito a funzionare tutto. Però io avevo un'applicazione veramente vecchia perché sarà già 4-5 anni che uso questa telecamera. Comunque è molto semplice, adesso sono molto andati avanti e in italiano ti dicono passaggio per passaggio cosa dobbiamo fare per autorizzare al meglio e impostare al meglio l'applicazione. Quindi qua ti dice disattivare l'utilizzo della batteria, consenti, poi seguire le istruzioni per terminare le impostazioni. Noi ci clicchiamo sopra, come vedete vi dice cosa fare sui Samsung. Poi ci sono i Xiaomi e si vede che solo questi danno problemi. Ok, tocca per attivare e disattivare il batch. Ok, questa qua è la telecamera che ho già installato in cucina, che funziona molto bene. Ovviamente consentiamo perché tutto ciò che rileverà dovrà essere salvato per sicurezza anche sul nostro device. Perché anche se abbiamo una schedina interna che ci mettiamo dentro, quella può essere manomessa, ma la nostra memoria no. Poi, se non ricordo male, c'erano anche 30 giorni gratuiti sul cloud. Quindi facciamo consenti. Ok, ora ci dice di trovare il QR code della telecamerina, quindi niente più semplice. Giriamo il nostro affarino.
lo mettiamo a fuoco, trova il tuo... eccolo qua. Niente di più facile. Il dispositivo acceso. Sì. Avanti. Ok, collegare e attivare e aspettare che si attivi completamente. Ti dice la spia lampeggia di blu e noi ovviamente diciamo sì perché come vedete la nostra spia lampeggia di blu, quindi anche qua avanti. Attivare l'accesso all'elemento della posizione per ottenere informazioni sul router, quindi apri l'autorizzazione alla posizione, consentire, consenti solo mentre usi l'app, consenti sempre, potete fare anche il secondo, eh. Connettiamoci al nostro wifi, ovviamente dobbiamo attivare il wifi perché okay, ora cercherà le nostre reti, selezionate la vostra rete, ok, ha trovato, ok, ci chiede ovviamente la password della nostra rete per collegarsi direttamente alla nostra rete. Ok, una volta collegato alla rete, come vedete, inizia la configurazione del wifi e del dispositivo. Poi molto spesso ci sono anche degli aggiornamenti e carica anche quelli. Come vedete siamo già al 20%, quindi... Connected to Wi-Fi. Please wait. C'è anche la signorina. Wi-Fi connected. C'è anche la signorina che si incavola se non fate quello che vi dice. Platform registration successful. Perfetto. Configuration complete. Come Welcome to vedete, EasyBiz. adesso proviamo a puntare qualche nostro cattivone. Ok, vedi? Vabbè, dobbiamo passare il fuso orario, audio, disattivato lo possiamo attivare, direi. Modificare l'impostazione del dispositivo. Formato ora, vabbè, il fuso orario più 1. Ok, qui abbiamo il motion control attivato. Come vedete ci è arrivata una notifica. Questo è buono perché vuol dire che rileva i movimenti. Comunque, visualizziamo il dispositivo. Ecco qua. Ok, qua ci dà la prova gratuita di 30 giorni. Ok, adesso non ci interessa a noi, ma ci interessa questo. Come vedete abbiamo l'audio, il LED di stato, che se lo disattiviamo dà meno nell'occhio, soprattutto se vi entra qualcuno in casa, non serve avere un LED che segnala dov'è la telecamera, meglio lasciarli più scuro possibile certe cose. Questo qua uguale serve per le riprese al buio, notifica di allarme. Programmazione notifiche, nel senso possiamo farci arrivare le notifiche del ovviamente rilevamento di movimento solo in determinate ore, anche lì non è molto utile. Poi vabbè, l'archiviazione cloud, stato dell'archivio, la foto criptata che vi serve per maggiore sicurezza, cambiamo la password volendo, capovolgere l'immagine se mettete la telecamera dalla parte opposta, il manuale dell'utente, informazioni di mio dispositivo. Quindi comunque come vedete le impostazioni sono tante. Qui possiamo dare un nome, casa Andre. Ok, quindi possiamo adesso differenziare anche le case. Ok, come vedete qui il motion detector non è attivato. Possiamo girarlo così anche. Si può anche zoomare. Ok, come vedete poi in basso a destra abbiamo il tasto per il cursore e decidere le immagini dove vogliamo che punti.
qualità non è male, come vedete. Okay, una volta acquisita l'immagine, diciamo, ah, c'è anche un auto tracking, rilevamento e movimenti. Carino questo. Ah, panoramica e pan and tilt. Ovviamente possiamo decidere noi come muovere la telecamera. Ok, per fare quello che abbiamo fatto bisogna schiacciare questo tastino qua. Invece con questa immagine qua possiamo solo zoomare. Come vedete, e zoomare. Poi vabbè, con questo si può parlare a chi viene davanti se vogliamo spaventarlo, con questo blocca completamente le telecomunicazioni, ma non è molto utile. E qui per scattare una foto se avessimo bisogno di immortalare un preciso. Ah, come vedete la telecamerina in modalità privacy si infila direttamente su in cima. Per dire che se anche qualcuno entrasse di soppiatto nelle vostre riprese, la telecamerina sta puntando verso il buio della plastica. Che dire, mi sembra di avervi mostrato tutto. È sicuramente molto completa, molto elegante, ha tutto, il prezzo. Ripeto, qualità-prezzo è ottima, quindi non mi resta che installarla magari in sala, andare per le vacanze tranquillo perché tra allarmi e telecamera sono molto coperto. E invece a voi non resta che mettere un bel like, iscrivervi al canale, farmi qua sotto qualsiasi domanda, abbiate dei problemi o delle curiosità e noi ci vediamo alla prossima recensione.